Oggi festeggiamo insieme a voi un anno di Rai Radio Classica, il canale di Rai Radio dedicato interamente alla musica classica, a tutta la musica classica, quella del repertorio lirico e sinfonico, quella vocale, quella strumentale, quella del grande repertorio e quella anche di rarità, di rari ascolti. Tutti i giorni, 24 ore al giorno, trasmettiamo musica dall'11° al 21° secolo, 10 secoli di musica in un solo canale radio. E oggi festeggiamo con voi in questo luogo di straordinaria bellezza e ringraziamo quindi il rettore della chiesa di Sant'Agnese in Agone, Monsignor Paolo Schiavon, di questa opportunità che ci ha offerto. Due brevissimi cenni storici sulla chiesa che ci ospita. L'edificazione della chiesa inizia nel 1652 su commissione di Papa Innocenzo X, Panfili. L'anno dopo, a Girolamo Rainaldi, subentra Francesco Borromini, che modifica sostanzialmente il progetto architettonico iniziale, sia della facciata che dell'interno della chiesa. Molti pittori e scultori che hanno qui operato, con affreschi, sculture e decorazioni. Vorrei solo ricordare il gruppo scultoreo di Domenico Guidi, posto sull'altare maggiore, e che raffigura l'incontro abbastanza inusuale, come diciamo, nella sua raffigurazione, l'incontro della Sacra Famiglia e della famiglia di Giovanni Battista e anche dei due, di Gesù Bambino e di Giovanni Battista, bambini, tutti e due bambini. Poi naturalmente ricordiamo la sagrestia, opera di Borromini, l'altare dedicato alla Santa Agnese, alla santa a cui è dedicata la Chiesa, e anche l'altare dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. In ultimo vorrei ricordare la cripta, ricavata dalle aule dello stadio Domiziano, ritenuta tradizionalmente luogo del martirio di Sant'Agnese e quindi luogo venerato dai fedeli fin dal Medioevo. La chiesa di Sant'Agnese è impegnata in un necessario e oneroso lavoro di recupero e restauro della cripta stessa e degli affreschi, minacciati dalla presenza di umidità che rischia di comprometterli definitivamente. Ascolteremo due sonate per violoncello e pianoforte, l'opera 18 di Johannes Brahms e l'opera 39 di Sergei Rachmaninoff, con Silvia Chiesa al violoncello e Maurizio Baglini al pianoforte. Chiesa e Baglini sono musicisti da anni presenti nei cartelloni delle massime istituzioni sinfoniche e concertistiche in Italia e nel mondo, sia in recital che in programmi con orchestra, sia come solisti che in duo. E sia da solisti che in duo hanno all'attivo una vasta discografia che va dal repertorio romantico fino al moderno e al contemporaneo. Maurizio Baglini sta ultimando l'incisione dell'integrale delle composizioni pianistiche di Robert Schumann e Silvia Chiesa ha recentemente inciso con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI i concerti per violoncello di Mario Castelnuovo il Tedesco, di Gianfresco Malipiero e di Riccardo Malipiero. Dunque, dicevamo, il concerto si apre con la sonata numero 1 in Mi minore per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms. Brahms nasce ad Amburgo nel 1833 ed è figlio di un musico di campagna che si guadagna da vivere suonando vari strumenti in taverne e in sale da ballo e poi suonando successivamente anche quando si è, diciamo, perfezionandosi anche nelle varie orchestre del teatro della città. Nonostante Johannes avesse precocemente mostrato il suo straordinario talento, il padre inizialmente aveva ipotizzato per lui lo stesso percorso, quindi aveva pensato che poteva essere utilizzato per contribuire al bilancio familiare suonando nelle taverne e nelle sale da ballo. Per fortuna del giovanissimo Johannes Brahms, ma anche nostra, le sue capacità musicali furono notate da due insegnanti che lo formarono nello studio del pianoforte e nella composizione, educandolo con rigore nella tradizione classica, con Bach, Mozart e Beethoven. Nel 1853, durante una tournée, Brahms incontra il violinista Joseph Joachim, che sarà per Brahms un amico di tutta una vita. E attraverso Joachim conosce Robert Schumann e sua moglie Clara Wieck Schumann, entrambi pianisti e compositori, e anche il legame con gli Schumann fu profondo e fondamentale per la vita e la carriera di Brahms. Quasi 10 anni dopo, inizia la scrittura della sonata Opera 38 per violoncello e pianoforte, che fra pochissimo ascolteremo.
È la prima composta per questo organico. La trama compositiva di questo brano è connotata da una interazione paritaria tra i due strumenti. Quello che si svolge è un dialogo tra amici, nel discorso musicale, peculiarità fondativa della scrittura cameristica. Invito Silvia Chiesa al violoncello e Maurizio Baglini ad entrare a voi ad accoglierli con un applauso. Silvia Chiesa e Maurizio Baglini. Johannes Brahms, sonata numero 1 in mi minore per violoncello e pianoforte, opera 38, articolata nei tempi allegro non troppo, allegretto quasi minuetto, allegro. Buon ascolto.
Silvia Chiesa, violoncello, Maurizio Baglini, pianoforte. Questa era la sonata numero 1 in mi minore per violoncello e pianoforte, opera 38 di Johannes Brahms. Come Brahms, anche Rachmaninoff, autore del prossimo brano che ascolteremo, è compositore e pianista. Ha scritto brani che sono stati amati dal grande pubblico anche attraverso il loro utilizzo come colonne sonore cinematografiche. Ad esempio il travolgente concerto numero 3 per pianoforte e orchestra presente nel film Shine, e ancor prima il secondo concerto per pianoforte e orchestra utilizzato in parte nella colonna sonora del film con Marilyn Monroe Quando la moglie è in vacanza. La sonata opera 19 per violoncello e pianoforte è stata scritta proprio nel periodo di composizione